Il poliziotto in pensione, Pasquale Rotta, spegne il cellulare e lo appoggia sul tavolo della cucina. Guarda la moglie e, senza riuscire a trattenere le lacrime, dice: non mi serve più. Poi si accascia sulla sedia e si prende la testa tra le mani. È successo ieri sera. Gli hanno appena telefonato dalla questura di Trieste, una delle città più tranquille e sicure d'Italia, per comunicargli che suo figlio Pierluigi, poliziotto anche lui, è stato ucciso in un conflitto a fuoco. Gli hanno sparato in questura, quel luogo in cui niente e nessuno dovrebbe farti paura. Un domenicano, uno squilibrato di nome Carlyle Meran, arrestato poco prima per il furto di un motorino, gli ha sottratto la pistola dalla fondina di cartone e si è messo a sparare come un pazzo. Prima si è accanito su di lui, poi ha preso di mira il poliziotto semplice Matteo Domenico, un 31enne di Viterbo che ha la passione per la zumba. Uscito dalla questura, il domenicano ha cercato la strage e ha sparato altri 11 colpi prima di essere fermato. Pierluigi Rotta, da ragazzino, voleva fare il calciatore e lo ha fatto, terzino d'attacco della Puteolana. È arrivato fino alla C2, ma il richiamo della divisa è stato più forte del pallone. Con suo padre ne parlava spesso nelle gite che facevano sul Gozzetto vicino a Posillipo. Papà, ma tu li arresti i cattivi? E Pasquale gli accarezzava la testa. Bisogna farci attenzione con i cattivi, Pierluigi. In questi giorni sarebbe tornato a casa in campagna perché doveva annunciare alla famiglia il matrimonio con una collega. E anche Matteo, altro poliziotto, si voleva sposare, era innamorato di Valentina, la sua istruttrice di danza. Dopo molti anni passati a infornare margherite in una pizzeria di Belletri, aveva scelto la divisa e era arrivato a Trieste nel 2012 e quando telefonava a casa diceva: papà, ma tu non puoi capire, è un posto favoloso. Aveva convinto, a furia di telefonate, la famiglia a trasferirsi al nord, ma ieri notte avrebbe dovuto prendere il treno per Viterbo perché doveva andare a festeggiare il compleanno del nipote. E invece sulla sua strada hanno incontrato Meran. Un arresto apparentemente banale per una cosa da poco, ma niente è banale quando fa il poliziotto. Si potrebbero dire tantissime cose, no, su questa storia che fa così male. Si potrebbe parlare dell'addestramento delle forze dell'ordine quando hanno a che fare con delle persone non a posto con la mente, delle loro dotazioni, dei pochi soldi che hanno, delle volanti senza benzina, del bisogno di giubbotti antiproiettile da tenere sotto la camicia che nessuno dei due aveva. Giubbotti che costano 80 euro l'uno, non migliaia, e li metterebbero al riparo dalle coltellate, come quelle che hanno ucciso il brigadiere dei carabinieri Cercello Rega a Roma, o dei colpi di pistola che hanno ammazzato ieri Pierluigi e Matteo. Io da ieri sera invece penso un'altra cosa, penso che ci sono mestieri più pericolosi di altri, mestieri in cui il rischio di perdere la vita è scritto sul contratto, li fanno quasi sempre ragazzi di periferia, orgogliosi di difendere la sicurezza di tutti in cambio di 1200 euro al mese. Ragazzi che a quelli della mia generazione fanno venire in mente Pierpaolo Pasolini e dei quali sembra impossibile parlare perché altrimenti si passa per buonisti eccentrici. Quando li incrociamo per la strada, io per primo, spesso li ignoriamo, magari ci danno anche fastidio proprio perché hanno la divisa. Qualche volta ci fanno anche paura, come se il nemico fossero loro. Ecco, basterebbe cominciare a guardarli in un modo diverso, a guardarli per quello che sono davvero. Buonasera.